Prima il gas tank, l'LPG, ce l'avevo qua. Adesso con il rimanente, no? Della base di legno che avevo posizionato qui sulla grata, ho fatto la scatola che inizialmente l'avevo messa là come divisore, ora la metto dietro come area servizi, no? Li tengo dentro sacchetti, scatoletta con attrezzi, lo shampoo, no? E l'olio del motore. Questo invece l'ho messo per tenere anche qua i ferri, la corda, i cavi per la batteria. I cavi della batteria veramente non mi servono perché ho già quel caricabatteria famoso, però per ora li tengo just in case, you never can tell. Acqua, acqua, ruota di scorta e altri sacchetti, borsa multiuso, tenda, tarp. E insomma c'è parecchio spazio. E invece qua abbiamo il nostro gas container, LPG container. Visto che la ruota era molto più grande, no? Molto più grande, almeno altri 8 centimetri. Quello che dovrò fare in assoluto sarà quello di mettere una copertura off-road per la tanica del gas. Questi qua li avevo sostituiti al posto di quelli di cartone, momentaneamente. Infatti, per vedere anche il grado di umidità che si fa. Questo da una parte e questo dall'altra. Questo è il grado che, di umidità che si fa all'interno. Questi li ho messi provvisori per cambiare quelli là grigi che erano veramente già messi male. Adesso ho già chiesto per quelli in plastica, lavabili, traspiranti, multifunzionali. Qui avevo messo l'antiruggine, ma vedo che altri punti stanno uscendo fuori. E quindi ho ordinato la pala. Attenzione, quando l'ho. Questa è la pala, ma è spettacolo questa pala qua. Attenzione. Tac. Tac, questa è la sua bella cresta, questo si attacca. Cioè, questa è una cosa professionale. Pala e piccone. Ma dai, ma guarda che. Non solo, ma ho anche la bussola. Apri bottiglia, seghetto, dai. È lungo quanto così, l'avambraccio. Nella foto si vedeva più grande. Ma dove vado? Se devi spalare la neve, la sabbia. Non è che vado a fare avventure nel deserto, per ora. Però. Una volta che hai finito, ti chiudi la tua bella paletta. Qui c'è il tuo bel manico. Lo metti qua,
prendi la tua bella borsettina e infili tutto quanto dentro. Ma guarda che la pala del secolo questa qua. E voilà. Però non va messa così, ma va messa cos'ha. La tua pala in una mano. Della stessa famiglia, ma che ancora non ho usato, ho la canna da pesca. Ancora nel blister. Cioè praticamente com'è grossa la canna da pesca? Come una mano, così. Tac. Una spanna. Ancora non l'ho usata. Spero prima o dopo di usarla. Eppure, ho il lago qui. Ce l'ho qui il lago, cioè potrei andare a pescare. Ma non vado. Magari più tardi vedo se riesco ad andare. La marmitta, sono già andato per ordinarla, però purtroppo devo riportare la macchina dal meccanico, smontare la marmitta, prendere le misure. E dopodiché prendere la misura anche dal diametro, perché non ne voglio una originale. Mi basta questa qua. Questo mi ha detto che va ancora bene, che non c'era problema. No? Però la marmitta mi ha detto ancora it's ok. Ma per me it's not so much ok. Per ora il mio commento su queste ruote che sono della Collins Winter Extreme, devo dire che vanno benissimo. Le sento molto, molto più leggere che non quelle precedenti con i tacconi. Per ora vanno bene, devo dire che vanno bene. Le vediamo dopo sul lungo percorso e vediamo come vanno. Così mi sembra più giardinetta. Invece più rialzato quei 20 centimetri, Capito? no? 20 centimetri. 20 centimetri fanno la differenza, eh? No, sì, devo dire, sono contento. Delle ruote sono contento, anche se però si vedono più, come dire, più. No, è la stessa misura. Ma è la stessa misura, ma. L'ho preparata in previsione di partire 2 settimane fa. Sono ancora qui. Però devo dire che all'interno non è bagnato. È fresco, ma non è umido bagnato. Quindi mi sembra che vada per il meglio. Qui abbiamo i due extra contenitori. Uno dal lato A, l'altro dal lato B, rispettivamente lato destro e lato sinistro. Ora arriva il pezzo forte. La macchina del caffè. Quindi per la macchina del caffè dobbiamo prendere il caffè che l'ho macinato e l'ho messo qua dentro questa scatola che avevo, che non si buttano, e poi abbiamo la nostra Dunlop, che io pensavo facessero solo le gomme, e invece vedo che fanno anche la macchina per il caffè. Vabbè, c'è problema. Quindi armiamoci e prendiamo il tutto. Anzi, anziché andare a farlo davanti, con questo, che adesso lo spengo,
tacche. No, invece l'ho acceso. Allora adesso lo spengo. No? Lo faccio qua con il questo. Lo faccio con questo che serve per caricare anche la batteria, no? Molto utile questo qua. Proviamolo. Dunque, questo lo attacchiamo qua. Ok? Poi qua abbiamo la nostra tazza. Poi prendiamo un po' di acqua. Chiudiamo la bottiglia. Prendiamo l'acqua che la mettiamo qua dentro. È una tazza, no? Questa la mettiamo qui. Prendiamo il caffè. Fuck, non ho il cucchiaino. Devo aiutarmi col ditino perché non ho il cucchiaino. Ok, va bene, tac, questo lo mettiamo così, questo lo chiudiamo e qui accendiamo, vedo che non funziona, perché? Perché questo non è acceso, adesso si è acceso tutto, ecco fatto, questo si è acceso, quello è ok. E adesso aspettiamo, vediamo in quanto tempo. L'acqua l'ho messa, il caffè l'ho messo, quello è acceso. Vediamo in quanto tempo fa il caffè. Nel frattempo vedo che il lavoro qua è stato davvero fatto bene. Ha piovuto l'impossibile e non vedo nessun alone e niente. Ora sarà da vedere quando ci sarà la neve. Però per ora è tutto molto fatto bene. Devo dire che il meccanico che ho trovato qui vicino a casa, che avete già visto la sua officina, in quale stato. Proprio, però lui sa tutto, davvero un mago. Solo che c'ha i suoi tempi. Minchia, per farmi mettere due cose per il Passati fango. 6 minuti, 7, si sente un rumorino di acqua. Vediamo. Dieci minuti. That's it. Il caffè è pronto. Ora vediamo come va. L'acqua della tazza è stata consumata. No? Adesso è, tra l'altro è un po'. Fammi vedere. Però è ok. È abbastanza in piano. Io direi ottimo. Non rimane che spegnere questo. C'è un off. Eccolo fatto. Ok, proviamo il coffee. E caffè. Io direi ottimo.
situazione resort, tutto ok.